Buonasera Michela Occhipinti, a Casa Calenda con il suo primo film lungometraggio. Sì, diciamo. Lungometraggio di, diciamo, scritto, completamente scritto. Completamente scritto. Non riesco proprio a usarlo, Il corpo della sposa è un film che è stato accolto molto bene anche qui a Casa Calenda. È un film che si ambienta in una nazione del Nord Africa, Mauritania. Sei stata lì, hai trovato questa storia e l'hai descritta. Quanto tempo è durato il processo di realizzazione? Sette anni, più o meno. Sette anni, perché l'idea l'ho proposta ai produttori nel 2011. Poi ho fatto tante ricerche, ho scritto un po', e poi insieme a Simona Coppini, e poi però così avevamo scritto un soggetto in base a quello che avevo letto e alle ricerche. Poi nel 2012 sono andata un mese in Mauritania, ho girato per tantissime calde, facendo mille domande a tantissime ragazze, donne, perché comunque poi ogni volta che si entra in una famiglia ci sta la mamma, la nonna, le zie, le cugine, le sorelle, insomma tante donne insieme. E poi dopo ho trovato la protagonista, Verida, poi sono tornata a Roma, ho iniziato a scrivere, diciamo, un soggetto un po' più elaborato con Simona sempre, e poi abbiamo iniziato a partecipare a dei pitch nei festival per parlare del progetto. Trovavamo molto interesse, ma erano scettici sul fatto che io come donna occidentale potessi raccontare la storia di una donna africana. Però difatti io ho vissuto tanto in giro per il mondo da quando sono piccola, quindi anche se uno vive tutta la vita nella stessa società può essere. Io guardo le altre società con un senso di curiosità e di voler capire, senza giudizio. Infatti dal film si capisce anche quindi questo. Quindi quella era l'unica mia non preoccupazione. Io ero preoccupata sul fatto se fossi riuscita a fare un bel film, se sarei stata capace di far recitare bene delle persone che non recitano per lo più. E poi dopo c'è stata una battuta d'arresto perché appunto non trovavamo i finanziamenti. Poi io sono rimasta incinta inaspettatamente, sono successi altri eventi, dopo un paio d'anni è ripartito tutto, perché abbiamo avuto il primo finanziamento dall'Unione Europea e Europa Creativa, e da lì piano piano sono tornata in Mauritania nel 2016 per 2 settimane, ho fatto altri sopralluoghi, altre ricerche di luoghi, di persone che potessero recitare, e poi sono tornata, abbiamo iniziato a scrivere proprio delle sceneggiature a quel punto, quindi abbiamo fatto 7 stesure di sceneggiature, e poi nel 2018 sono tornata a febbraio anche con la direttrice della fotografia, e dove abbiamo girato l'ultimissima inquadratura finale, che mi era venuta in mente invece 2 anni prima, quando ero lì con Verida al mare, e poi di nuovo poi ad aprile maggio dell'anno scorso per 47 giorni tra preparazione e riprese, quindi 7 anni. Questo film parla un po' del compiacere e un po' del compiacersi, perché tu parti con con l'idea probabilmente di denunciare tra virgolette questa pratica che c'è in Mauritania, no? Che c'è in alcuni paesi. Poi però si sviluppa anche la sensazione, così come spiegato anche dopo, parlando con Federico Pommier, di volerla anche approfondire sotto un altro aspetto e confrontarla magari anche con quello che succede da noi, insomma. No, perché in realtà questa qui per me non è affatto una critica verso la loro società, perché è semplicemente un'altra faccia dello specchio, davvero. È una che parte come una critica verso la mia società, però è una critica raccontata da un altro punto di vista, in cui parla, comunque non è una critica, è una riflessione sul corpo delle donne, sul perché in ogni società, ma anche a volte all'interno della stessa società, se pensi, no, nella nostra parte di mondo i modelli estetici sono cambiati tantissimo nel corso degli anni. Se pensi nell'Ottocento c'erano dipinti di donne floride con dettagli di cellulite, man mano si è passati alle donne a forma di clessidra degli anni 50, alle modelle super secche degli anni 70 e via di seguito. Quindi mi sono chiesta semplicemente com'è possibile che i modelli estetici cambino così tanto, o da un paese all'altro, o invece all'interno dello stesso paese nel tempo, e che in qualche modo questi modelli completamente opposti annullano, nel senso, no? Se io da una parte del mondo devo essere magra, o comunque vengo bombardata da immagini di magrezza, e dall'altra da immagini
di abbondanza, di floridezza, a quel punto si annullano le due cose, posso fare quello che voglio. Questo poi è anche proprio, mi interessava il discorso sulla libertà, la libertà da questi condizionamenti. Ma in generale ci sentiamo sempre molto più liberi di quanto non siamo, crediamo che lo facciamo perché lo vogliamo noi, ma di fondo siamo talmente condizionati da non renderci più neanche conto di quanto lo siamo. Tu nel diverso tempo fa hai fatto un documentario, Lettere dal deserto, e hai messo in evidenza la lentezza di certe situazioni, no? Il contraltare tra un mondo veloce come quello nostro e quello che magari succede in altri paesi. Oggi, dopo 8-9 anni, questa lentezza viene celebrata, no? In qualche modo, cioè addirittura quest'anno in Italia è l'anno del turismo lento e dei cammini. Ecco, ti senti di aver anticipato un pochettino questo? No. Come ti venne allora quella voglia? No, mi venne anche voglia. Lì per un disagio che provavo nella mia società. Io venivo da qualche anno prima, avevo fatto un viaggio in Sud America di 10 mesi in autobus. E sì, ero stata tanto tempo anche nelle grandi città, ma soprattutto avevo vissuto tanto senza cellulare, senza contatto con internet, se non una volta ogni 3 settimane quando mi fermavo nell'internet caffè, con uno zaino a spalla, e soprattutto in luoghi naturali, quindi nei deserti, nelle montagne, nella foresta, al mare. E tornare a Roma dopo 10 mesi così mi aveva creato veramente uno scombussolamento totale, perché prima di tutto la mancanza di orizzonte, avere sempre dei palazzi davanti, mi ero resa conto che mi bloccava proprio il pensiero, oltre che la vista. E tutto questo rumore continuo, queste telefonate, la gente che suona il clacson, e volevo raccontarlo in qualche modo. E anche lì lessi un articolo sui postini del deserto e mi sono detta: va bene, questa è l'antitesi ma è anche la cura. E anche questo film qua, Il corpo della sposa, per me è l'antitesi e anche la cura. È nato da una lettura. Quindi vengono sempre disagi che provo fortemente nella mia società, cerco un modo, in qualche modo antitetico, opposto per raccontarli. Beh, allora speriamo che questo film possa contribuire a liberare qualcuno di noi. Io spero, sì. Da questi lacci. Magari anche solo se una ragazza si rende conto che forse se altre ragazze che sono molto simili a lei, perché sì, escono tra di loro, vanno al bar, lavorano, leggono le riviste, usano i social, hanno come obiettivo quello di ingrassare tantissimo, e una ragazza qua ha l'obiettivo di diventare più magra, magari si accetta un po' di più, anche se solo una, sarebbe già un bellissimo risultato. Grazie. Grazie a te.